alla fine ci sono riusciti. Dopo mesi di discussione il governo ha deciso di cancellare i decreti sicurezza di Matteo Salvini. Lo ha fatto scandalosamente dopo le elezioni. Lo ha fatto in piena emergenza Covid, dimostrando una volta in più di essere più interessato ai clandestini che alla sicurezza e alla salute degli italiani. Risulta francamente sconcertante che il governo decida, con oltre 24.000 immigrati sbarcati quest'anno, di approvare norme che di fatto facilitano l'arrivo di altri migranti. Il patetico Zingaretti ha esultato dicendo: finalmente via i decreti Salvini, dimostrando che a loro non interessa governare, ma solo cancellare Salvini con tutti i mezzi possibili. Vengono tolte le multe alle ONG, si ampliano le modalità per ottenere i permessi per rimanere in Italia, si favoriscono le cooperative, si ritorna all'accoglienza diffusa, si facilita di fatto il business sull'accoglienza. Dopo l'assurdo processo a Matteo Salvini, un nuovo schiaffo a chi si oppone all'immigrazione senza freni. Questo governo dimostra di nuovo di essere un esecutivo profondamente anti-italiano. Mentre famiglie, commercianti, imprese sono totalmente al collasso, mentre tanti nostri connazionali fanno fatica ad arrivare a fine mese, loro cosa pensano? Ai clandestini. Tra l'altro lo fanno senza alcun supporto dell'Europa, che, vedendo un'Italia così debole, è ben contenta di scaricare solo su di noi gli oneri e le responsabilità dell'accoglienza. I ricollocamenti sono praticamente a zero, la rotazione dei porti non esiste, la solidarietà europea non esiste. Gli italiani sono stufi, questo governo volontariamente vuole far ripartire la mangiatoia sull'immigrazione, con tutti ovviamente poi i danni sociali ed economici che possiamo immaginare. Noi continueremo ad opporci e a dire con orgoglio: prima gli italiani.